Benvenuti a questo nuovo appuntamento con le strade della vita. In apertura ci occupiamo dell'incontro che si è svolto mercoledì scorso 14 novembre all'Università Cattolica promosso dalla Fuci, la Federazione Universitaria Cattolica Italiana che è presente anche nel nostro ateneo. Il tema è mercato e solidarietà, alternativi o complementari, a relazionare il nostro vescovo Monsignor Gianni Ambrosio e il professor Francesco Timpano che è anche assessore alla promozione e allo sviluppo del territorio del nostro comune. Naturalmente lo stimolo per affrontare questo Nasce dall'attuale crisi economica, che è partita come crisi finanziaria, ma che naturalmente ha avuto pesanti ricadute anche sul sociale. Ma questo è un quesito che le scienze economiche e sociali si portano dietro da decenni, se non da secoli, e direi che negli ultimi decenni, sia il liberismo sfrenato sia il comunismo, hanno dimostrato palesemente le loro crepe, le loro pecche, e come quindi le ricadute dannose sono poi sulle relazioni sociali e non solo economiche. Da qui quindi il desiderio anche nella nostra università dei nostri studenti di approfondire il tema. Allora vediamo com'è andata la serata con il nostro vescovo e con il professor timpano. mercato e solidarietà alternativi o complementari. Credo che sia un dilemma che la filosofia, l'economia, la storia si porta dietro da tantissimo tempo, ma anche la riflessione, credo della dottrina sociale della Chiesa, è una domanda che continua a porsi e forse in momenti come questi ha il dovere e l'urgenza di continuare a farlo. Certo. Eh, deriva appunto dalla dottrina sociale della Chiesa questo tentativo di conciliare da un lato l'iniziativa, la libertà dei singoli di intraprendere e dall'altro lato anche l'esigenza di avere regole perché senza le regole come dire, il processo di crescita non può avvenire o se avviene avviene a scapito delle persone che sono più deboli. Ecco, la Commissione degli Episcopati europei proprio nel gennaio del 2011 ha prodotto un documento che affronta proprio questa questione direttamente in rapporto all'Unione Europea, la quale ha questa sua finalità nel trattato, un mercato competitivo, ma nello stesso tempo anche con tutte quelle garanzie sociali che sono necessarie per il buon andamento della vita economica e quindi una economia di mercato solidale e responsabile. Questo è il titolo del documento e non è solo una teoria e anche una pratica ben concreta perché di fatto questa teoria è stata applicata e continua a essere applicata soprattutto in Germania perché nel dopoguerra, appunto, Adenauer e altri hanno dato il via, appunto, a un mercato fortemente competitivo, ma nello stesso tempo molto regolato e con tutti naturalmente i presupposti sociali che debbono essere riconosciuti e l'economia tedesca in questo momento è l'economia più forte del mondo e quindi è di esempio anche per gli altri Stati. Questo non vuol dire germanizzare l'Unione Europea, vuol dire prendere spunto da un modello teorico ma poi realizzato e attuato nella pratica per proporlo anche agli altri Stati perché questo è vincente, salva la libertà, ma nello stesso tempo difende e garantisce appunto quella solidarietà sociale e quella responsabilità che sono molto importanti. Eccellenza, in un contesto così ehm, il ruolo della Chiesa anche nei confronti dei poteri economici, dei poteri politici, quale può essere? Un ruolo di stimolo, eh, di riflessione, di, di eh, mantenere al centro dell'attenzione anche comunque l'uomo? Indubbiamente perché... La Chiesa non ha delle soluzioni tecniche, in questo caso qui la Conferenza Episcopale Europea, la Commissione degli Episcopati Europei, ha voluto eh, entrare nel dibattito per proporre appunto una certa visione. Eh, ma non vuole essere un documento del magistero della Chiesa, ma davvero un mettere sul tavolo alcuni elementi fondamentali che hanno il centro dell'uomo perché? perché appunto l'Unione Europea. Uh, realizzi quell'ideale che si è proposto ma questo ideale per essere realizzato esige anche una certa visione di uomo, una certa visione della società. La Chiesa va precisamente in questa direzione, aiutare l'uomo a ragionare, a essere consapevole della solidarietà e della sua socialità e nello stesso tempo ecco, far sì che davvero l'economia sia un mezzo per il fine, la crescita integrale dell'uomo e naturalmente delle società in cui gli uomini vivono. Mercato e solidarietà, professore, il tema di questa serata, alternative o complementari, la risposta c'è, sono gli unici due termini possibili o c'è una terza via che si può prevedere? No, beh, in realtà con gli strumenti che abbiamo sono due questioni aperte che in qualche modo devono stare insieme, il mercato è un meccanismo per far funzionare... Diciamo, le relazioni economiche secondo, per ottenere alcuni risultati, che se il mercato funziona bene possono essere anche risultati come dire, positivi per la collettività, certo, a volte, anzi, tu, dovrei dire anche eh, piuttosto frequentemente, i mercati falliscono, e in questo caso dobbiamo mettere in gioco alcuni meccanismi che ci permettano di ridurre l'impatto negativo che sulla società ha il fallimento del mercato. Un modo per organizzare questi meccanismi è rifarsi a criteri di solidarietà, soprattutto nei confronti dei più poveri, degli ultimi, eh, e eh, ci sono diversi strumenti, strumenti ovviamente classicamente pubblici, ma anche strumenti che possono essere in mano alla società civile secondo un corretto utilizzo del principio della sussidiarietà Quindi è possibile che ci sia spazio in un'economia eh, comunque di successo, comunque vincente, comunque produttiva? per la solidarietà e il dono o comunque sono quelle variabili che entrano in gioco come diceva lei adesso un po' in un momento di crisi quando in qualche modo l'economia fallisce? Eh, lei ha detto la parola giusta, la parola dono, cioè, la qui si tratta di intendersi se la solidarietà è solo appunto un modo per diciamo, occuparsi alla fine, no? cioè, un il mercato dispiega i suoi effetti, alla fine ci occupiamo di solidarietà. Perché occorre, siamo, siamo buoni e occorre dare una mano a coloro che sono indietro. Io non credo che questo approccio paternalistico, che pure ci può stare ovviamente, sia approccio, un approccio corretto. Un, un policy maker, chi fa politica economica, deve occuparsi di efficienza, quindi di fare in modo che in un sistema economico le risorse vengano utilizzate in modo efficiente, ma poi deve occuparsi anche di equità. E quindi è in questo il criterio che deve muovere. Decisioni che cercano di perseguire l'obiettivo dell'equità e può essere quello della solidarietà, cioè occuparsi di quelli che stanno in fondo alla scala del, diciamo, del, del, del reddito, per esempio. Le modalità, ovviamente, sono tutte da discutere e hanno a che fare col modo con cui organizziamo l'imposizione fiscale, i servizi pubblici, il welfare e così via dicendo. Noi vogliamo dare un'attenzione su una tematica assai attuale, quindi una crisi finanziaria che è derivata principalmente da due fattori. La non conoscenza di strumenti finanziari, in primis parliamo di derivati per esempio, quindi la non conoscenza della tecnica e soprattutto una carenza, se non mancanza, di etica e moralità. Quindi un connubio di due elementi che ci hanno portato alla situazione che ci troviamo. Eh, la FUCI è impegnata da eh, tantissimo tempo, oltre un secolo di storia, ehm, nel vedere l'universitario ehm, come eh, artefice, soprattutto in questi anni, eh, della sua, di quello che sarà, quello che sarà in futuro. Eh, quindi noi puntiamo a questa formazione che vuole andare al di là eh, della, delle discipline tradizionali e eh, formare l'uomo che sarà poi cittadino del domani. E nel prossimo servizio cambiamo argomento ma non più di tanto, rimaniamo innanzitutto come sede in Università Cattolica ma continuiamo anche a parlare di sociale, di politico e naturalmente anche di conseguenze se vogliamo economiche. Monsignor Giancarlo Maria Bregantini attualmente Vescovo di Campobasso è stato presente nella nostra città giovedì 15 novembre per inaugurare il dodicesimo corso di Cives. Monsignor Bregantini è anche il Presidente della Commissione di Lavoro, Giustizia e Pace CEI, per cui è avvezzo a questi argomenti lo ricorderete tutti, eh, come vescovo di Locri dal 1994 al 2007, un vescovo che eh, fu in prima linea nella coscientizzazione del suo popolo nei confronti di una lotta attiva eh, verso l'andrangheta. Nel corso del suo episcopato, ha combinato la scomunica a coloro che, leggo testualmente, fanno abortire la vita dei nostri giovani uccidendo e sparando, e delle nostre terre avvelenando i nostri campi, perché era successo proprio questo nelle terre confiscate e concesse poi in utilizzo a Policoro. Per cui, direi. Un'apertura importante, come sempre, rivolta a tutta la cittadinanza e non soltanto a coloro che poi, a partire da venerdì prossimo, parteciperanno al corso. Quindi, ascoltiamo Monsignor Bregantini. Un grazie alla istituzione Cives che mi ha invitato per aprire. Questo corso è interessantissimo sul tema del cambiamento. Questa prima sera è l'inevitabile cambiamento che va visto non come un destino amaro da subire, ma un'opportunità preziosa da condividere, a cui però è necessario prepararsi con saggezza per far sì che ogni cambiamento sia un cambiamento fecondo. Grazie alla realtà. Di Piacenza, che l'ha pensato alla pastora del lavoro, alle realtà dell'Università Cattolica, ma grazie soprattutto a coloro che lo ascolteranno seguendo i tantissimi incontri. Vuole in fondo ad aiutarci questo evento a capire che in un tempo di crisi, anche se cadono le foglie, l'albero resta in piedi, si ha radici profonde e se, fa dell'autunno che viviamo, come ho visto nella realtà della natura, anche di questa bella pianura padana, sa fare del terreno luogo di semina. Ecco direi che mai come oggi il tempo che viviamo è un tempo di crisi, le foglie cadono, ma è anche un tempo di semina. Questo è il messaggio che noi vogliamo dare, capire perciò quali foglie possono cadere, quali rami vanno potati. Ma quali radici approfondite, quali semi vanno piantati, cioè al di fuori della metafora essere capaci di capire le ragioni, come cambiare il lavoro, come cambiare la Chiesa, come cambiare il cuore, che cosa in fondo dire. La parola che mi piace lasciare anche a chi gentilmente ci ascolta non è mai quello di buttare via, nemmeno quello di correre troppo avanti, ma quello di trasformare con la pazienza del presente. Il vino, l'acqua in vino, l'immagine di Cana è l'immagine che accompagna questa sera l'incontro. L'acqua può diventare vino, vino buono, cioè può esserci dentro il tessuto nostro una fovoglia grande di speranza e di cambiamento, perché il vino buono divenga luce e convito per tutti i popoli della terra. Il cambiamento non è perciò lasciar perdere completamente quello che si è mh, vissuto, ma essere capaci, come accennavamo, di trasformarlo, fare in modo cioè che i semi divengano capaci di fiorire. L'immagine che nelle scuole tantissime volte utilizzo per indicare il cambiamento è l'immagine del sogno e del segno. La vita è fatta di un sogno grande e di un segno coerente, di un sogno alto, bello, che in fondo è quello evangelico, quello di grande bellezza nel cuore di ciascuno, poi ci sono i segni che lo realizzano, segni di grande luce che devono essere coerenti col sogno, ma insieme non potranno mai essere grandi, vanno solo coltivati, accompagnati. I segni più belli certamente che in questo momento noi vediamo sono quelli della fraternità, il bisogno di Dio, il gusto del cielo, le, la speranza che c'è nel cuore di tutti, la voglia di un mondo di fratellanza, le cooperative che nascono, la qualità nelle cose, la pazienza nelle relazioni. Ecco, tutta una serie di valori. Certo, da, davanti a questo ci sono anche i terribili segni che in questi giorni avete visto e abbiamo visto in televisione, che sono le ribellioni dei giovani, che sono le proteste di piazza in tutta Europa, la grande crisi che attanaglia. Ecco, davanti a queste realtà, che altro non sono che le giare vuote di Cana, noi abbiamo il bisogno di sentir dire, questa sera e da tanti, nel cuore di tanti, tanti educatori, riempi di acqua le giare, falle a diventare piene di quello che puoi fare tu, ma capaci però di diventare in pienezza con la mano di Dio vino buono per la vita, cioè speranza e coraggio. È un momento utilissimo, perciò non è un cambiamento inevitabile nel senso pessimistico, ma nel senso ottimistico, cioè programmato, capace di cambiare la nostra storia e di dare luce e speranza alla nostra vita. Grazie e a voi un vivissimo augurio di buon cammino. Ed ora ascoltiamo il commento al Vangelo di questa domenica con Donata Orac. Siamo arrivati alla penultima domenica dell'anno liturgico. E in questa domenica Gesù lascia il Tempio dopo aver predetto la sua distruzione, non resterà pietra su pietra. Non si tratta di una maledizione di Gesù nei confronti del Tempio, piuttosto è lo sguardo oggettivo sulla costruzione di una religiosità inautentica destinata per se stessa ad autodistruggersi. Non si tratta nel Vangelo di Marco nemmeno di una profezia posteriori, la cosiddetta profezia ex eventu, quando Marco scrive il Tempio ancora in piedi. Noi sappiamo dalla storia che verrà distrutto nel 70 d.C. da Tito, che distruggerà buona parte della città. Pensiamo che l'area del Tempio è un'area pari a quasi 20 campi di calcio, quindi era veramente una cittadella nella città. Si è trattato di un evento sconvolgente che gli ebrei ricordano come la seconda Shoah. Quando l'evangelista Marco scrive il suo Vangelo, tutto è ancora al suo posto. Questi eventi non sono ancora accaduti, il Tempio è ancora in piedi, i sacerdoti e gli scribi fanno il loro lavoro. Il testo di Marco quindi è veramente un testo sovversivo, molto critico. Viene predetta la distruzione di una religiosità fondata su mediazioni strumentali, il Tempio, la legge, i sacrifici, i sacerdoti, che diventano un modo per autosalvarsi da parte degli uomini. Il Tempio verrà distrutto, ma non siamo di fronte a un uh, testo preveggente. Ancora una volta dobbiamo sottolineare che la profezia non è un, uh, un modo di previsione del futuro, piuttosto, la profezia consiste nel lasciare spazio allo sguardo di Dio sulla storia, vedere la realtà così come è vista con gli occhi di Dio. Ecco che il Vangelo di questa domenica, quindi, si apre con il quadro apocalittico della venuta del Figlio dell'Uomo. In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la luce, le stelle cadranno dal cielo, le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli, radunerà i suoi eletti dai quattro venti dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Il genere letterario è chiarissimo, è genere letterario apocalittico. Eh, dobbiamo intendersi sulla parola apocalisse. Apocalisse non significa la predizione di eventi catastrofici. Alla lettera, etimologicamente, apocalisse significa togliere il velo svelare ciò che è nascosto. Spesso il genere letterario apocalittico viene utilizzato per uh, criticare i poteri esistenti in modo criptico. Pensiamo proprio al testo che chiamiamo Apocalisse, l'Apocalisse di Giovanni, è una critica feroce allo strapotere di Roma. Marco ci parla di segni cosmici, il sole che si oscura, la luna che non dà più luce. Um, non si tratta di eventi cosmologici, si tratta piuttosto della fine di ogni di ogni idolo. Tutti gli idoli si distruggono, perdono vitalità. Nel Medio Oriente antico gli astri, il sole venivano idolatrati. Ci sono delle sette cristiane e non cristiane che da eventi cosmici vogliono trarre degli auspici per il futuro oppure determinare la data della fine del mondo e finora si sono evidentemente sempre sbagliati. Gesù è categorico. Quanto a quel giorno, a quell'ora, nessuno lo sa. Né gli angeli nel cielo né il figlio, eccetto il Padre. Solo Dio conosce il quando. Um, il testo di Marco vuole piuttosto insegnarci ad avere a che fare con il nostro tempo e quindi con la nostra vita. Quello che è stato profetizzato è vicino, vicino, il nostro tempo è breve. Non ci vuole un mago, un veggente per constatare la brevità del nostro tempo, basta guardare la realtà. Dalla pianta di fico imparate la parabola, dice Gesù. Quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che Egli è vicino e alle porte. La vita ci dà tanti segni, sono segni semplici, come la fioritura di un albero. Noi non siamo più in grado di ascoltare la vita, di accogliere questi segni perché viviamo sempre più di corsa. Abbiamo con il tempo un rapporto quasi bulimico, schizofrenico. Molte strutture della nostra società, come i trasporti, le comunicazioni, sono nate per farci guadagnare tempo e stanno diventando delle gabbie che ci fanno perdere il nostro poco tempo. Um, abbiamo quindi la tendenza a riempire il tempo perché ci sentiamo sempre inadeguati, pensiamo di dover prendere più impegni, fare più esperienze e nello stesso tempo cerchiamo di calmare la nostra angoscia nei confronti del tempo ritagliandoci delle sacche di uh, piatta contemporaneità dove il tempo si sospende senza memoria e senza desiderio del futuro. Pensiamo a tutte le ore dissipate a fare zapping oppure uh, le ore vuote di attesa nel traffico. È, è veramente schizofrenico il nostro rapporto col tempo um, e questo rivela un problema spirituale. Perché il tempo, in fondo, è la vita di Dio nella nostra esistenza. I monumenti di pietra sono destinati a scomparire mentre i giorni dello spirito non svaniscono mai. Questo è l'insegnamento del Vangelo di oggi. Scrive Eschel che il segreto è sentire nel momento presente la realtà ultima, la sua unicità sacra, il suo essere una volta e per sempre, che ci permette di impegnare tutta la nostra vita nel santificare un istante. Ed ora veniamo al terzo appuntamento con la rubrica mensile di Don Paulino Chiapparoli Dolce la Luce. Questa settimana con lui c'è un ospite che per noi è un gradito ritorno, Padre Davis Rocco. vi dico, non preoccupatevi troppo del cibo di cui avete bisogno per vivere, né del vestito di cui avete bisogno per coprirvi. La vita vale più del cibo e il corpo più del vestito. Guardate i corvi, non seminano e non mietono, non hanno ripostiglio né granaio, eppure Dio li nutre, ebbene voi valete più degli uccelli. Chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere un'ora in più alla sua vita? Se dunque non potete ne fare neppure così poco, perché vi preoccupate per il resto? Guardate i gigli del campo, non lavorano e non si fanno i vestiti. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua ricchezza, ha mai avuto un vestito così bello. Se dunque Dio veste così bene i fiori del campo, che oggi ci sono e il giorno dopo vengono bruciati, a maggior ragione darà un vestito a voi, gente di poca fede. Perciò non state sempre in ansia nel cercare che cosa mangerete o che cosa berrete. Di tutte queste cose si preoccupano gli altri, quelli che non conoscono Dio. Ma voi avete un padre che sa ciò di cui avete bisogno. Cari amici, siamo qui per meditare insieme per qualche minuto eh, il messaggio del Coelhet, di questo libro dell'Antico Testamento che fa parte dei libri sapienziali. Vorrei partire dal tema che il Coelhet tratta, della fatica, della fatica del vivere dell'incontrare dell continuamente eh, situazioni che ci pongono delle domande. Io credo che tutta la scrittura, l'Antico e il Nuovo Testamento, non dia delle risposte, ma ci possono aiutare a riflettere su ciò che viviamo e quindi a trovare in seguito nella vita stessa le risposte che andiamo cercando. Il coelet ci aiuta ad affrontare le situazioni della vita non dandoci una risposta, ma eh, aiutandoci a riflettere e a trovare la risposta nella nostra stessa vita, nel nostro agire. Ecco allora che la fatica, la fatica del vivere, eh, diventa, una, eh, diventa una, um, uno stimolo uno stimolo a continuare a cercare, a non arrendersi. Ecco, in quest'anno della fede io vedo l'immagine dell'albero, l'albero che ha delle radici profonde e che sono appunto l'immagine della fede, una fede radicata nella tradizione. È antica, nella tradizione dei nostri padri, nella tradizione della Chiesa e poi questi, queste radici che alimentano l'albero, che alimentano il tronco, che è la nostra speranza, questo ponte che lega te, cielo e terra. E poi questo, questo tronco che è la speranza arriva fino ai rami, fino a portare i frutti, che sono i frutti della carità, i frutti dell'amore. Ecco Paolo dice, delle tre virtù, la fede, la speranza e la carità, la più importante è la carità. È vero. Perché il frutto, dal frutto riconosciamo la bontà dell'albero, ed è il frutto che ci alimenta, è il frutto che il contadino ricerca dall'albero, domanda all'albero. Ecco, noi siamo questi alberi, secondo il Coelet, che hanno queste radici che devono sempre più eh, entrare in profondità nel terreno della vita. E questa speranza, che questo slancio, questo sguardo verso l'alto, che poi produce azioni di bene. Però attenzione, il Coelet ci mette in guardia. Verso il capitolo 8, ecco, c'è una svolta. Dopo aver analizzato le varie esperienze della vita, comincia a dirci il Coelet: attenzione, tutto è vanità. Tutto è vacuo, tutto è passeggero, ma questo non è un pensiero nichilista, non è un, uh, un pensiero che, che ci porta a un quietismo, a un uh, abbandonare ogni impegno nella vita. In realtà, il Coelet ci invita ad avere ecco, questo sguardo più profondo e a guardare oltre le stesse realtà terrene. Perché? Perché il Coeleta ha chiaro in mente che c'è un incontro finale che ci attende. E quindi, sì, le cose che facciamo, le cose che possediamo sono importanti, ma sono solo un mezzo per poter incontrare, per poterci preparare all'incontro finale con il Signore. Ecco allora che. Quel bel canto di Angelo Branduardi nel film degli anni Ottanta su San Filippo Neri, State buoni se potete, questo canto che diceva appunto che tutto è vanità e che la vita va vissuta con semplicità e gioia. Ecco, alleggeriamo la nostra vita. Il Coelet ci invita a essere leggeri, ad essere semplici, a farci piccoli e umili. Perché? Per non riporre troppo nelle cose di questo mondo, per non appesantirci di preoccupazioni che poi sono preoccupazioni che passano, che sono passeggere. Ecco, alla fine il Coeleta dice che eh, quello che rimane è Dio, ci citerà in giudizio ogni azione. Anche tutto ciò che è occulto, che è nascosto nel bene come nel male. Ecco, questo rimette in equilibrio tutto l'itinerario del libro del Coelet, mette in equilibrio il suo messaggio, perché ci dice da una parte la fatica, la ricerca, le domande continue della nostra vita, ma dall'altra parte il nostro impegno, che sia un impegno che va oltre. Che va oltre il contingente, che va oltre il momento, ma che ha uno sguardo sempre sul finale, sempre su questo incontro finale con il Signore. Ecco, abbiamo così eh, visto insieme, in modo molto semplice, questo itinerario ma importante eh, che questo libro dell'Antico Testamento ci offre, il Coelet. Ecco, adesso tocca a noi mettere in pratica questa capacità d'animo di essere da una parte leggeri, di, di non attaccarci a, alle realtà che ci appesantiscono, ma dall'altra essere anche portatori di nuova speranza, di nuova gioia, di comunione. Ecco, con questo augurio eh, vi saluto e vi auguro pace e amore a tutti. Ed ora vediamo l'agenda della nostra diocesi. Domenica 18 è la giornata del nuovo giornale, per cui sensibilizzazione e diffusione per la vendita e l'abbonamento alla settimana diocesana, che troverete in distribuzione gratuita all'uscita da tutte le chiese dopo le messe. Lunedì 19 novembre in cattedrale, alle ore 21, la prima delle quattro Lectio Magistralis. Questa è sulla Dei Verbum, sempre per ricordare i 50 anni del Concilio Vaticano II e a tenerla sarà l'arcivescovo di Firenze, Monsignor Giuseppe Vettori, e vi ricordo. Che questa Lex sarà trasmessa in diretta sul portale della nostra diocesi a partire dalle 20.55. Lo diciamo in anticipo, di modo che possiate anche organizzare dei gruppi di ascolto per chi magari è lontano e non può direttamente venire in cattedrale ad ascoltare l'arcivescovo. Venerdì 23 novembre, Soledinità di San Colombano con patrona della diocesi di Piacenza Bobbio. A Bobbio alle ore 8, messa nella cripta della basilica. Le 11, con celebrazione con il nostro vescovo, Monsignor Gianni Ambrosio, e saranno presenti. Anche Monsignor Philip Boyce, il vescovo Monsignor Carlo Mazza, la benedizione del pane di San Colombano, alle 17 il concerto del coro delle voci bianche della città di Bobbio e alle 18 con celebrazione eucaristica. Domenica 25 è invece la giornata del sovvenire, per cui giornata di sensibilizzazione per le offerte a sostegno dei sacerdoti diocesani che sono offerte deducibili poi dalle dichiarazioni dei redditi. È tutto, io vi ringrazio per essere rimasti con noi, vi ricordo di continuare. A consultare il nostro portale e di collegarvi con noi se non potete venire in diretta in cattedrale lunedì. Vi auguro una buona settimana e vi aspetto sabato.